Grazie a tutti di essere qui, numerosi, nonostante mercoledì di Pasqua e la pioggia che batteva fino a poco tempo fa. E poi abbiamo anche un folto numero di persone che si sono collegate, e mi fa molto piacere, anche da fuori, anche dei ragazzi della nostra scuola. Parlo troppo forte? Non rimbomba, rimbomba, Forse parlo così, mi questo allontano. E, dicevo, l'occasione di parlare è la ristampa del libro letto, confermato, sottoscritto, Negoziare in azienda di Gigi Marelli, che sta qui con noi. Un bel libro che ci è piaciuto tanto, ci è piaciuto che 2 anni fa l'abbiamo pubblicato, editato e distribuito a tutti gli amici e parenti, soprattutto ai parenti della scuola, no, non solo amici e parenti, ma in generale, però è sempre nell'ambito ristretto. Noi abbiamo, ringraziate Dio, che abbiamo un focus molto stretto, perché sono quelle delle relazioni industriali, che come dicevamo con Tolo poco fa, è un bacino che si sta lentamente restringendo, purtroppo, non per colpa nostra, assolutamente, perché anzi noi facciamo di tutto per tenerle vive, però l'abbiamo dato a tutti quanti e poi in 2 anni l'abbiamo dato a tutti quanti, abbiamo finito la tiratura che avevamo fatto, che era anche abbastanza elevata. Poi Laura Di Raimondo mi ha chiamato un paio di mesi fa e mi ha detto: ma io l'ho finito, tu pure l'hai finito, perché non lo ristampiamo? E l'abbiamo ristampato perché ci è sembrata una cosa importante. Laura continuerà a darlo a tutti i suoi stakeholder, diamo anche la parola giusta. E noi invece lo daremo agli alunni della scuola. Abbiamo preso per noi un centinaio di copie, per cui i prossimi 2 anni, uno quest'anno e l'anno prossimo ancora, continueremo a darlo. Poi, se vediamo che funziona, facciamo una terza ristampa. Tanto una volta che è iniziato, perché smettere e finire assolutamente. Un libro, ripeto, bello e interessante. Io ho pensato però che in questa occasione potevamo, più che parlare del libro, che naturalmente è qui davanti a noi, oltre che nei nostri cuori, potevamo parlare un pochino della cosa forse più importante che ci sta per capitare, che è quella della stagione contrattuale. Una stagione molto complicata, molto difficile, non saremo non sarà una discussione esaustiva, ma possiamo dare alcune indicazioni interessanti. Le persone che sono qui con me, oltre a Laura Di Raimondo, che è la direttrice generale dell'ASTER, l'Associazione delle Aziende nelle Telecomunicazioni, abbiamo Onofrio Rota, che è il segretario generale della FAI, il sindacato degli alimentaristi della CISL, abbiamo Walter Schiavella, che è dell'ufficio adesso, è un sindacalista per tanti anni, è stato segretario generale degli edili della CGIL, adesso guida l'ufficio studi della Filctem, un grosso sindacato che ha i chimici, i tessili, i lavoratori dell'energia, quindi un grosso sindacato, e siamo noi. Ecco qua. E qui parleremo, vedremo un attimo anche con il vostro, se volete intervenire, per noi sarà sicuramente di grande piacere. Abbiamo anche collegato Raffaele Morese, che voi tutti conoscete, è inutile che lo presento. Che però non è presente perché quando gli ho detto di venire si è un po' scandalizzato, ma è mercoledì di Pasqua e comunque sta fuori, e io però l'ho incastrato e gli ho detto che dice: se vuoi mi collego, ma l'aveva detto un po' così, ho detto l'ho preso in parola ed è collegato, è stato anche avvertito che parlerà, quindi dopo gli diamo la parola. Però io vorrei dare subito la parola al nostro Fausto. Vorrei dare la parola al vicepresidente della Fondazione Basso, che è un nostro caro amico, è un ex, lui nega, ma è un ex sindacalista, ha fatto parte della segreteria nazionale della FIM, quando segretario generale era quel signore, si chiamava Pierre Carniti, e quindi gli chiediamo di darci proprio un benvenuto, perché è la seconda volta, anche 2 anni fa il libro l'abbiamo presentato qua. E Fausto Tortora, Fausto Maria Tortora, che ci potrebbe raccontare tante cose divertenti. Io potrei raccontare anche qualche cosa divertente di lui, perché dopo che uno si conosce da un numero spropositato di anni, gli episodi,
si moltiplicano e sono sempre interessanti, ma gli do la parola per dire due parole sia sul libro, sia sull'iniziativa, non tanto sulla stagione contrattuale, ma quanto sul fatto delle Insomma, relazioni industriali. mi vuoi dire quello che non devo dire? Ma no, hai un tempo Limitato. limitato. Allora, infatti, noi non ripeteremo sicuramente la liturgia di tutti i ringraziamenti a quelli che ci sono e a quelli che ci stanno sentendo da lontano, eccetera. Però tu hai ricordato che questo passato, per cui quando evochi la stagione contrattuale, mi vengono in mente un po' di domande, anche se ormai sono un critico d'arte e non un operatore come questi autorevoli soggetti che hai radunato intorno al tavolo. Ma secondo me due cose voglio evocare solamente. Uno, che mi pare che ci sia una questione salariale. La seconda, che mi pare che proprio anche rispetto alla stagione salariale, se uno si diverte a vedere, a fare il confronto fra le ore lavorate in Germania annue e quelle che si lavorano in Italia, mi pare che c'è anche lì un piccolo problema. Quindi queste domande sono due domande che fa comunque un critico d'arte come me. Sedicente architetto, Infatti, no? sedicente. E poi, secondo me, bisognerebbe capire, un tempo le stagioni contrattuali servivano per fare due cose. Intervenivano pesantemente sulla politica economica del paese e avevano un riflesso sull'unità o la disunità dei lavoratori. Queste due questioni, secondo me, sono ancora totalmente in piedi. E quindi mi viene un raccordo con il libro e me ne vado. Cioè, il libro di Gigi è ancora destinato a essere uno strumento funzionale a questa stagione contrattuale? Io penso di sì. E se sì, magari con un'altra ristampa vi aspetto qui fra altri 2 anni. Anche qui, lo finiamo anche prima. Grazie Paolo, grazie. Sicuramente è uno strumento utile per la politica sindacale, tant'è vero che noi lo diamo, non a caso lo diamo agli allievi della nostra scuola, che è la scuola di relazioni industriali e quindi in quanto tale è un'ottima scuola. Cristina Cofacci, che ne è stata il primo corso. Perché poi quelli che vengono da scuola fanno, io dico sempre quando cominciamo il primo giorno, io, chi viene da noi fa carriera. Infatti i sindacalisti diventano segretari generali di categoria, chi viene dalle aziende cresce, ce l'abbiamo continuamente, adesso mi viene in mente Electrolux, l'attuale e il precedente che poi si è spostato, che si chiama Rubin Compagnier, e tutti e due hanno fatto la scuola da noi e poi sono stati lì. Quindi è una bella palestra e sicuramente il libro di Gigi, no, sicuramente no, non lo posso dire che lo riprenderemo in un'altra ristampa, però è più che possibile. Bene, io adesso avvierei il dibattito e partirei da Laura di Raimondo, perché dei giorni scorsi lei ha avviato con la parte sindacale. Il rinnovo del contratto, ha fatto la prima riunione del rinnovo del contratto. Quindi, se ci racconti che cosa è successo, il clima che c'è, le aspettative che avete, grazie. Allora, posso partire dal libro? No, Tu non sei padrona. visto che ci ho lasciato con una domanda, no? Se è ancora attuale o non è attuale nella stagione dei rinnovi contrattuali. Allora, quando lessi la bozza 2 anni fa, ero già convinta, Gigi lo sa, no? Che era uno strumento attualissimo per gestire non solo le nuove generazioni che si approcciano, si avvicinano alle relazioni industriali, ma anche per spiegare ai giovani qual è, diciamo,
questo mestiere, no? Cosa significa quasi sentire, no? Il mestiere. E anche per ritrovare noi del mestiere una nostra storia, un nostro percorso, no? Mi sono divertita all'inizio con Gigi a ripercorrere anche, diciamo, alcuni aneddoti che sono narrati nel libro, che magari non hanno nome e cognome, invece fanno parte del nostro vissuto. E quindi uno ritrova veramente l'odore di questo mestiere. Quindi io sono convintissima che sia uno strumento che possa accompagnare le stagioni anche di rinnovamento delle relazioni industriali. Il cellulare è spento, però lo tolgo. Che possa accompagnare anche questa stagione di relazioni industriali e di rinnovamento dal punto di vista proprio del modello di relazioni industriali. Noi questa settimana abbiamo avviato il tavolo del contratto, lo abbiamo chiamato negoziato di trasformazione perché abbiamo una filiera, un settore, anzi una filiera che è quella delle telecomunicazioni, che poi chiaramente sta evolvendo profondamente verso i nuovi mercati, i nuovi modelli di business. È molto diversa dal mondo delle telecomunicazioni che ha vissuto Gigi Marelli, quando alle 8 di mattina a Corso Italia eravamo solo io e lui a prendere il caffè. E quindi è un'evoluzione che poi deve essere accompagnata da uno strumento che è fondamentale proprio nella sua evoluzione, che è il contratto nazionale. Spesso ci si domanda qual è il ruolo del contratto nazionale. Il contratto nazionale ha un ruolo, può essere uno strumento di trasformazione in un momento in cui le organizzazioni del lavoro stanno cambiando significativamente. Il lavoro è cambiato, il modo con cui i giovani entrano nel mondo del lavoro, in termini proprio di come vedono il lavoro, qual è l'aspettativa, è profondamente cambiato. E in questa fase, tra l'altro, tutte le filiere, la nostra forse è una di quelle di frontiera, è in grandissima trasformazione. Pensiamo all'ingresso dell'intelligenza artificiale, di tutti gli strumenti che arrivano, sono già qui, quindi non è che possiamo pensare che sarà un tema di domani. L'avvio è stato costruito da parte dell'associazione insieme alle aziende con una linea negoziale e con un percorso che ha individuato quattro aree di snodo proprio rispetto anche alla piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali, dove si ritrovavano queste quattro aree. Una è quella del perimetro e del modello contrattuale. Qual è il modello contrattuale che scegliamo? È un contratto che fa anche politica industriale, che indirizza comunque le scelte industriali di una filiera. Questa è una cosa che noi nelle telecomunicazioni abbiamo portato avanti già nel tempo. E qual è il perimetro? Perché poi spesso ci si perde anche nei sistemi di rappresentanza a creare e a generare nuovi contratti, anche quando il mondo cambia, cerchiamo poi di dare la risposta con un contratto, ma queste sono le assurdità dei sistemi. E quindi questo è un tema. La seconda area molto grande è quella delle organizzazioni del lavoro, il tema della competitività e della produttività. Il lavoro cambia, il lavoro agile, il lavoro digitale, si smaterializza l'orario di lavoro, si smaterializzano i contesti lavorativi, ma bisogna sempre di più lavorare perché poi ci siano strumenti nuovi. All'interno c'è anche il tema delle famiglie professionali, cioè come cambiano i mestieri, no? Non ci sono più i ruoli, il sistema professionale magari con cui sono nati i contratti poi hanno un ruolo importante sui sistemi professionali. E un'area dedicata, la terza, sull'evoluzione del CRM BPO, che poi è il mondo dei call center, e l'ultima sugli ESG, sui temi dell'inclusione, sui temi normativi che poi sono diventati la risposta spesso anche alle istanze dei giovani che entrano nel mercato del lavoro. Su questo ci siamo ritrovati, abbiamo focalizzato un percorso, un metodo che è quello del precedente anche percorso negoziale, che poi è il percorso. I percorsi negoziali non si interrompono, non si sospendono, ma proseguono tempo per tempo, cioè il modello evoluto delle relazioni industriali non è che noi ci vediamo ogni volta che parte un ciclo negoziale, noi lavoriamo quotidianamente insieme, ci sono strumenti innovativi, io penso al fondo di solidarietà del settore delle telecomunicazioni che abbiamo costruito, è partito prima del precedente Fatto rinnovo, scuola. è certo, assolutamente sì, adesso sta avviando il suo percorso operativo. Ma è un percorso che è durato 3 anni e mezzo, cioè i progetti complessi, anche fatti proprio congiuntamente con le organizzazioni sindacali, sono progetti che poi non hanno un tempo di realizzazione immediata o che possono, diciamo, gestire una sospensione dei rapporti appunto da un rinnovo all'altro.
E quindi questo è il modello che noi stiamo portando avanti, un modello dialogante, un modello che accompagna anche il percorso negoziale di rinnovo di un contratto. Il nostro contratto è scaduto già da un anno, ma la piattaforma è arrivata in queste settimane, quindi chiaramente c'è stato un tempo di sospensione per dire come il sindacato, no? Non è un soggetto avulso da quello che accade nel mondo industriale, è consapevole del fatto che la filiera sta attraversando una trasformazione significativa. Basta che aprite i giornali e vedete cosa sta succedendo nel nostro mondo. E quindi lavoro sempre più legato, secondo me, risposte sul lavoro sempre più legate al sistema industriale. Cioè la valenza industriale di un settore, le scelte industriali, il fondo bilaterale è una scelta industriale, non è una scelta solo del lavoro, è il modo per dare, diciamo, risposte sempre più profonde alle crisi ricorrenti che stiamo vivendo. Qualcuno parlava del tema salariale, il tema inflattivo è un tema che ha caratterizzato questi 2 anni, ma nasce da una ulteriore crisi, che è la crisi determinata dalle guerre, determinata dalla crisi energetica. Prima abbiamo vissuto la crisi pandemica, cioè noi siamo in una situazione, questo tempo rispetto a 15 anni fa, è accompagnato da crisi ricorrenti, non è più una crisi. E allora in questo momento noi come parti sociali possiamo dare risposte solide, magari anche che guardino non al brevissimo tempo, ma che guardino veramente al medio-lungo termine, quindi non una norma nel contratto perché voglio scrivere una norma, proprio alle crisi ricorrenti che ormai non ci devono portare in uno stato continuo, diciamo, di emergenza, ma devono consolidare dei modelli nuovi, modelli salariali nuovi, modelli inclusivi tra le generazioni. Le nostre aziende vivono con 4 generazioni, solo gli alfa ancora non sono al lavoro, non possono esserci 4 generazioni che convivono. Risposte con strumenti innovativi, i contratti hanno una potenza incredibile di poter generare strumenti come il fondo di solidarietà bilaterale, è un top rispetto a quello che la legge già dà. Quindi la forza, no, delle parti sociali deve essere quello di agganciare questa grande sfida, che è la sfida che le crisi stesse ci stanno ponendo, e sono risposte che devono guardare al medio-lungo periodo. Non è la risposta del primo passo, ma di quello che è il percorso lungo che dobbiamo fare da qui ai prossimi anni. Questo credo che sia la sfida vera che abbiamo di fronte. Ognuno lasciando da parte, come avviene sempre quando si fa una sintesi di un certo tipo, alcune caratteristiche, no? Magari, o tabù che magari si pone. Questo è il sistema dialogante fondamentale. E mettendo insieme anche più strumenti, quindi ecco il contratto come un laboratorio di sperimentazione, di innovazione, che guardi al lavoro, ma guardi anche all'industria che genera lavoro, alla capacità di includere più generazioni, perché poi avremo un tema generazionale che dovremo affrontare tra 10 anni. 10 anni passano in un soffio, non lo possiamo lasciare a chi viene dopo, no? Quindi c'è anche un tema non banale di diciamo, affrontare le trasformazioni digitali, penso all'intelligenza artificiale, ma anche di gestire un tema che sarà europeo, che è quello delle generazioni, che arriverà un momento in cui noi ci gireremo e non avremo più le generazioni successive. Quindi questa, secondo me, dovrebbe essere una logica di ampio respiro con cui si affronta un percorso che, tra l'altro, chiudo qui. Io ho sempre molto rispetto di quello che mi ha insegnato la vecchia scuola, come oggi viene chiamata, delle relazioni industriali, no? Quando si apre un tavolo di rinnovo è un momento molto importante, lo si prepara prima, lo si prepara dopo, lo si accompagna, no? E quindi questo, secondo me, il rispetto di quelle che sono poi le conseguenze dei nostri mestieri e delle nostre azioni, secondo me questo rispetto, questo senso di rispetto è una cosa molto importante che ci dobbiamo portare dietro e che dovremmo trasmettere anche ai giovani, perché talvolta si brucia tutto, no? Quindi lo stile con cui fai le cose fa sempre la differenza, oltre al merito. Poi lascio. No, no, aspetta, io ho fatto alcune domandine, alcune cose che così interessano. Hai sfiorato il tema delle competenze, che è Eh sì, uno storico che è nostro. centrale, ma un po' per tutto il mondo del lavoro, perché le grandi transizioni che dobbiamo affrontare tutte necessitano di competenze diverse dal passato e bisogna costruirle. Costruirle non è facile perché la formazione è abbastanza negletta.
No, volevo sapere, chiedere da te, uno, la parte salariale, Fausto Dotto ci aveva indicato appunto il problema del salario sicuramente, che è molto importante, la richiesta salariale che hai avuto è stata non indifferente, come del resto se è l'andamento un po' generale di tutte le categorie, volevo sapere se questo vi creava qualche problema, tu hai detto giustamente avete presente naturalmente. Ben presente il problema della competitività, quindi è chiaro va costruito l'aumento salariale, le risorse per rispondere alla richiesta di aumento salariale vanno anche costruiti, appunto. Avete problemi e poi i nuovi contratti sono sempre più attenti alla persona, ecco, quindi se è questo uno dei vostri delle vostre sensibilità forti anche in questo rinnovo contrattuale, l'attenzione al diverso ruolo che la persona ha nell'ambito delle relazioni industriali. Parto da questo, allora sì, perché l'ultima area, la quarta area che abbiamo individuato è proprio sulla persona, sul tema del welfare, dell'inclusione, di tutte quelle che sono le tematiche oggi che anche l'Europa ci consegna, no? Perché arriverà a brevissimo anche una direttiva europea sull'ESG, quindi assolutamente. Tra l'altro il nostro settore è molto reattivo, se non altro per cultura, perché poi c'è Raffaele Del Vecchio nella sala, perché veniamo da un mondo olivettiano, perché c'è una cultura di attenzione alla persona. Io sono nata ivrea, quindi figuriamoci, sono testimone di questo, che è Questo non lo veramente. sapevo. Eh sì. E chi nasce Mi a Ivrea mancava. non può che essere legato al mondo Ah, beh, Olivetti, quindi certo. c'è una cultura storica del settore, no? Ivrea è stato un caso anche di compensazione occupazionale significativa dal mondo delle telecomunicazioni rispetto a Olivetti, quindi c'è una storia e c'è anche stata sempre una grande sensibilità ad anticipare i temi prima che entrassero, tra virgolette, nelle mode del senso comune. Quindi questo è un elemento importantissimo. Come c'è una grandissima sensibilità al tema delle competenze, è un mantra quasi ossessivo per chi è in frontiera sulla trasformazione digitale, perché senza un'accelerazione sulle competenze, sulla certificazione delle competenze, il nostro settore dedica 7 giornate pro capite da 2 anni alle persone, al 100% della popolazione, oltre 200.000 persone, questo insomma è manifesta. Lo sforzo enorme che c'è sull'occupabilità delle persone in termini di competenze nuove, competenze digitali, non 7 giornate pro capite, che è una l'anno, ogni se... trimestre, ogni 3 anni o No, l'anno. ogni anno. Ma Non sono le complimenti. 8 ore di formazione obbligatoria del contratto di meccanico. E quindi Pensate male. questo diciamo, è il quadro. La richiesta salariale è stata una richiesta di 260 euro, leggermente superiore all'IPCA, quindi a livello medio, quinto livello da noi, quindi non parametrata sull'inflazione, parametrata sull'IPCA, quindi mi sento di dire che già nel sistema delle regole che ci siamo dati. Poi le difficoltà, allora io quando ero in azienda in Telecom Italia, ed erano anni anche abbastanza, diciamo, sereni per quello che poi sono stati gli anni successivi, il rinnovo contrattuale non ci sono mai stati soldi, cioè adesso la dico fuori dal ruolo. Quindi è chiaro che è un tema anche perché il settore, tra l'altro, il nostro settore non è più il settore del 2000, è un settore che sta soffrendo, che ha flussi di cassa negativi. Abbiamo fatto una lunga presentazione alle organizzazioni sindacali, tra l'altro su dati che sono condivisi, perché noi abbiamo un modello di relazioni industriali che una volta l'anno facciamo un rapporto con il Politecnico di Milano, adesso abbiamo anche riaggiornato lo studio con KPMG e condividiamo all'interno di un momento di esposizione con il governo, quindi in questo caso si chiama Forum delle Telecomunicazioni, tutto quella che è la lettura del settore, le strategie che vediamo pro futuro nazionale Europa e in più le misure che chiediamo. E da 2 anni col Presidente Sarmi non chiediamo più, non condividiamo più solo misure sul lavoro, ma condividiamo misure sull'industria, perché non ci può essere lavoro se non ci sono risposte industriali al settore, no? Penso al tema dell'energia, penso al tema dei limiti elettromagnetici, cioè risposte industriali che fanno sistema e strutturali. Quindi questa è una logica, cioè condividere già qual è lo scenario, la fotografia,
e quali sono le prospettive di business. Non è banalissimo, oltre che le misure da chiedere a un governo, perché significa che se tu hai individuato le linee strategiche per i prossimi anni, il contratto diventerà uno strumento con cui agire quell'apertura sui nuovi mercati. Se io devo entrare sul mercato del cloud, dell'intelligenza artificiale, della cyber security, devo fare formazione, devo cambiare dei ruoli, devo investire. Quindi questo è lo scenario. Chiaramente troveremo poi il modo di capire come affrontare, chiaramente mettendo al centro anche la produttività, la competitività e le persone, perché le persone stanno portando anche delle istanze nuove sui modelli di organizzazione del lavoro. Certo, qui veramente siete alle prime È il battute, ma primo incontro è il primo proprio. incontro, quindi, Abbiamo e non aperto. siete i chimici, quelli che No. firmano al primo incontro, e sarebbe divertente raccontare, come lo racconto sempre ai miei ragazzi, come perché. No, volevo sapere se vi siete trovati in sintonia con i vostri interlocutori sindacali. Sì, abbiamo condiviso le quattro aree, quindi piattaforma sindacale, abbiamo individuato queste quattro aree, chiaramente con una, chiamiamola con una linea ASTEL, abbiamo condiviso queste quattro aree che sono diventati quattro gruppi di lavoro, perché la parola commissione non mi torna mai a me molto nella testa, perché significa non fare, e lavoreremo per poi con le delegazioni anche allargate. Ristrette ma allargate anche a componenti dei territori, come abbiamo sempre fatto per provare ad andare nel merito. Poi bisogna entrare nel merito sempre delle cose, non si può parlare solo per slogan. Certo, è molto importante. Grazie Laura, e come al solito sei sempre brava e completa. E adesso diamo la parola a Onofrio Rota, che vabbè, loro come alimentaristi hanno il grande successo, è stato quello di riuscire a ricompattare, come avete fatto, non ho capito, o hanno fatto, o sicuramente li avete aiutati a ricompattare lo schieramento imprenditoriale, perché ha avuto dei momenti di grandissima difficoltà e divisione, quindi ci interessa capire, però no, poi tu non segui soltanto gli alimentari tutti, quindi è una cosa vasta, ma in generale sulla stagione contrattuale. No, no. Sì, beh, però se ci concentriamo sull'industria, perché poi sul Una mondo. volta erano i braccianti, È ancora Santoro, il sindacato dei braccianti. Proprio ieri ho avuto proprio una bella chiacchierata con il procuratore Gratteri a Lecce, proprio abbiamo parlato di legalità in agricoltura, e c'è tanto da raccontare dentro al mondo dell'agricoltura. Però vorrei concentrarmi proprio sulla questione dell'industria, che è l'oggetto un po' di oggi, anzi complimenti al libro che non ho avuto modo di leggere in anteprima, ma lo stavo vedendo e ci sono tante cose che mi interessano e che tra l'altro anche sul tema delle vocazioni lo inserirò dentro un percorso anche di formazione per il nostro gruppo dirigente. E, noi abbiamo chiuso il contratto del 2020, del 31 dicembre 2020, anziché Federalimentare, che nel frattempo si è rotta in 14 associazioni, abbiamo chiuso quel contratto con tre associazioni. E 4 anni di vigenza contrattuale che siamo stati a ricostruire piano piano, pezzo dopo pezzo, tutto quello che era possibile. E alla fine quel contratto del 31 luglio del 2020 è stato sottoscritto da tutte le 14 associazioni, con una lacerazione profonda tra di loro principalmente, con una nascita di una nuova associazione, Federprima, e un quadro di relazioni sindacali delicatissimo, proprio, era proprio il minimo necessario per confrontarci almeno negli enti bilaterali, e parlo di Alifond, Previdenza Complementare, di Cassa Rischio Vita, Fondo Sanitario FASA, e Neonato, ente bilaterale di settore. Quindi 4 anni dove in maniera unitaria FAI, FLAI e UILA si sono mosse per portare le associazioni a ragionare di un nuovo contratto alimentare.
Ed è stata, il punto di svolta è stata la costituzione dell'ente bilaterale di settore che ha preso forma e ha incorporato tutta una serie di elementi che poi il contratto sottoscritto ha tramutato in meccanismi che poi vi andrò a spiegare. Però come siamo partiti? Siamo partiti con il tavolo da 11 associazioni, 8 aderivano alle grandi gruppi Union Food, che è tutti i gruppi alimentari principali, le multinazionali in maniera particolare. Poi avevamo il settore delle carni da una parte e il settore delle acque minerali piuttosto che le bibite e alla fine le aziende mangimistiche del settore che è quella di Federprima che vi dicevo prima. E abbiamo avuto 10 incontri in sede ristretta e 10 in plenaria. Questi sono stati gli incontri che, oltre ai contatti informali che durante le trattative ovviamente si sviluppano. Un contratto che alla fine ha prodotto grande soddisfazione perché è un contratto che dà tante risposte su tanti temi. Abbiamo toccato 35 articoli del contratto, per cui una marea di roba che elencarla diventa veramente difficile. Però prima sentivo parlare della risposta salariale. La nostra risposta salariale sarebbe stata di 214 euro. Noi abbiamo chiuso il contratto con 280 euro. Perché nel precedente contratto, cosa che poi fu la causa della rottura del tavolo, introducemmo un elemento che si chiamava incremento aggiuntivo della retribuzione, IAR, che non piacque molto a Confindustria prima, perché Bonomi fu il primo ad ostacolarla, e poi anche al mondo della rappresentanza, una parte del mondo della rappresentanza. Stiamo parlando di anni in cui l'industria alimentare aveva straguadagnato, continuato a straguadagnare perché siamo stati essenziali, hanno lavorato nei momenti più difficili, però hanno dato bilanci veramente interessanti con utili estremamente interessanti. E quindi abbiamo introdotto in quel contratto del 2020 questo elemento. Allora, se dovevamo stare sul 214 euro era facile perché quello prevede l'IPCA e gli accordi che abbiamo stabilito per il valore punto per l'aumento dava 214. L'introduzione di queste ulteriori 66 euro che abbiamo fatto decorrere già da novembre del 2023 ha scatenato perché era la risposta salariale che volevamo dare. La precedente contratto l'abbiamo chiuso a regime per i lavoratori intorno ai 2.800 euro di aumento a regime. Questo contratto l'abbiamo chiuso con 10.236 euro a regime per lavoratore, un livello terzo livello, parametro 137, un livello medio ed è questo già uno successo perché ha stravolto. Adesso non voglio mettere elementi aggiuntivi nella fase contrattuale che si sta aprendo, che c'è stato un recupero effettivamente della produttività, della redditività dell'azienda attraverso il contratto, perché il contratto doveva essere soltanto elemento del recupero dell'IPCA, e invece è andata a recuperare tanta, tanta. Allora, nel 2020 era intesa legata alla produttività. Oggi l'abbiamo tramutata al recupero salariale, perché recupera 66 euro con decorrenza immediata per la vigenza del contratto, recupera il differenziale inflazionistico che abbiamo preso nei 4 anni precedenti. Per cui c'è stato proprio un recupero tale quale per cui abbiamo dato una risposta salariale fortissima. Tant'è vero, anzi, ho chiesto a Massimo prima di scusarmi perché vengo da Lecce, ma devo andare domani a tutte le assemblee della San Benedetto Acque Minerali a presentare l'accordo e ho proprio un treno. Questa è la prima grande conquista di questo accordo. La seconda grande conquista di questo accordo è siamo riusciti dopo 20 anni, la nostra richiesta erano 36 ore, sapevamo che non ce l'avremmo fatta. Era in piattaforma 36 ore, noi abbiamo già 39 ore.
che con le roll in azienda siamo già abbondantemente ai 36 ore, con le 76 ore di roll. Però abbiamo ricominciato a parlare di riduzione oraria, introducendo per i turnisti 8 ore di roll in più e per invece i giornalieri 4 ore ulteriori di roll. Esatto, le abbiamo portate a 80 e questa è stata un'altra grande conquista che abbiamo introdotto. Poi abbiamo parlato di welfare. Il welfare sono stati potenziati dal fondo sanitario, dal fondo Cassa Rischio Vita, che è un'assicurazione su tutti i lavoratori, sulla vita. Abbiamo parlato del fondo sanitario, per cui tutte le prestazioni sanitarie. Abbiamo reintrodotto questo ente bilaterale di settore, dove abbiamo, per il momento, ci siamo dati due obiettivi principali. Quelli di analizzare ovviamente il settore, ma in maniera particolare di fare anche un po' politiche industriali rispetto al mismatching tra domanda e offerta di lavoro dentro l'ente bilaterale. Perché, come dicevo anche nell'ultimo incontro, dai dati che ci fornisce Federalimentare, 20.000 lavoratori usciranno e seppur siamo fra i settori che ha avuto maggiormente un impatto tecnologico rispetto all'innovazione tecnologica che è avvenuta, c'è ancora bisogno di presenza di manodopera, di persone, di tecnici. E abbiamo chiesto che Fondo Imprese, il Comitato per l'Indirizzo della Formazione, venga gestito dentro l'ente bilaterale. Per cui l'ente bilaterale, in maniera bilaterale, stabiliremo quali sono i progetti da sostenere e da finanziare. Oltre a aver introdotto il tema legato al tema delle molestie e al mobbing con sostegno al reddito alle lavoratrici, ma questo è un tema che in tanti altri contratti nazionali sono evidenziati. Poi, allora, sull'ente bilaterale volevo aggiungere un'altra cosa. Allora, delle opportunità, del pari opportunità, veramente c'è così tanta roba che non so, e ogni volta devo fare anche una scelta rispetto ai congedi parentali, alla formazione professionale che vi dicevo prima, all'apprendistato che abbiamo normato. C'è il tema, per esempio, ecco, volevo dire, quando stavo ascoltando, abbiamo lavorato sui preavvisi di licenziamento. Una richiesta che ci è arrivata dalle controparti, che abbiamo assecondato, perché comunque dà una risposta ai lavoratori, perché comunque aumenta anche in caso di licenziamento, perché hanno detto no, dobbiamo alzare, quando mi danno le dimissioni non possono andarsi dall'oggi al domani, dobbiamo aumentare il tempo e anche su quel fronte abbiamo incrementato. La contrattazione di secondo livello. Qui noi abbiamo inserito un articolo 55 che parla in tutte quelle aziende, perché purtroppo nelle grossi gruppi siamo presenti, ben organizzati e con una contrattazione anche di qualità, però abbiamo introdotto un elemento fisso della contrattazione di secondo livello in termini economici, per cui l'azienda, se lo utilizza e lo condivide con le organizzazioni sindacali, può diventare un accordo di secondo livello, ma anche questo è. Eh? Allora, tu non fai contrattazione aziendale di secondo livello in azienda, i lavoratori hanno comunque un premio di produzione aziendale introdotto. Se, esatto, se invece tu fai una contrattazione, la puoi ricomprendere quell'articolo 55 nella contrattazione, per cui metterlo dentro un premio di produzione e valorizzarlo in quel modo. Allora, con questo contratto interpreta anche rispetto, ecco, rispetto alla classificazione. Abbiamo rivisto, o meglio, abbiamo costituito una commissione che nei tempi ragionevolissimi deve dare delle risposte alla classificazione personale. Oggi l'intelligenza artificiale, i meccanismi, le nuove tecnologie stanno vedendo che praticamente se non affrontiamo il tema delle competenze rischiamo di rimanere fermi. Le aziende sono molto più avanti del contratto, lo devo dire, sono molto più avanti. Noi dobbiamo avere la capacità di saperle interpretare, normale dal punto di vista
degli skill contrattuali e anche retribuire adeguatamente le persone che Voi avete assumono. delle aziende molto, molto forti, molto, molto attente, quindi per voi è importante assumere dalla contrattazione aziendale le indicazioni per anche per il contratto Abbiamo, sì, come i settori, tutti i settori ci sono alcune aziende che diciamo anticipano, no, temi che poi vengono ripresi dentro è la storia. Per esempio, abbiamo la Campari che per noi ha aperto il tema della partecipazione dando quote azionarie ai lavoratori, no? Per cui ci troviamo con una parte del premio, anzi non è il premio lo prendiamo e in più ci sono quote di partecipazione. Esatto, gli spritz rendono bene, ma non è il primo caso, no? Per esempio, stiamo lavorando molto sulle aziende, per esempio, noi siamo molto indietro, seppur da 20 anni dentro la previdenza complementare, istituita la previdenza complementare, su 400.000 lavoratori, solo 40.000 lavoratori. Se noi facciamo un calcolo di quanto hanno perso i lavoratori, io dico quanti pacchi di Natale avete lasciato all'azienda, hanno lasciato oltre 9.000 euro da quando abbiamo introdotto la previdenza complementare. Se lo moltiplichiamo per la differenza dei 400.000 sui 40.000, immaginate. E l'abbiamo incrementata, l'abbiamo portata dall'1,2 a carico dell'azienda all'1,5. Tra l'altro tutto il welfare è tutto a carico dell'azienda. Non c'è compartecipazione da parte del lavoratore. Tutti i fondi sanitari, tutte le agevolazioni le abbiamo messe tutte a carico dell'azienda. Un contratto, prima mi piaceva, che fa politica industriale dentro, tanta politica industriale, cerca veramente di interpretare e poi coesione sociale, perché la risposta salariale è la cosa più entusiasmante che i lavoratori hanno visto, perché l'hanno percepito, proprio lo percepiscono e lo riconoscono che la risposta salariale oggi era la risposta più giusta da dare. Poi la partecipazione, diciamo, al di là degli strumenti legislativi, io penso che va conquistata e va maturata all'interno dell'azienda con la piena consapevolezza anche dei lavoratori, perché una partecipazione sterile, senza coinvolgimento, senza grande motivazione nel mondo del lavoro, va bene quindi con una cornice legislativa a questo tema, però c'è da fare molto di più nelle relazioni industriali. Ecco, le relazioni industriali è un tema che abbiamo potenziato parecchio perché erano un po' deboli. Carlo, carissimo. Ecco, mi fermerei qui perché Io poi. volevo Sì, chiederti esatto, una dimmi tu. cosa, ma credo che Sì. l'ente bilaterale, io sono molto attratto dagli enti bilaterali, perché mi sembra che Vedevo siano che molto state citando. interessanti e poi poco entrati. Sì, sono molto interessanti, se ne parla poco, però ecco, diciamo che la partecipazione nasce anche lì, è molto importante per la partecipazione. E volevo sapere che risposte avete dalla parte imprenditoriale. Allora, sul fondo sanitario il gestore ci odia, perché ci odia e non sta aspettando l'ora di vedere la scadenza del contratto, perché scade il 31 dicembre di quest'anno, perché è da 3 anni che perde dai 4 ai 5 milioni di euro, perché andiamo oltre nelle prestazioni rispetto a quanto incassa l'assicurazione. Vuol dire che siamo capaci di dare risposte adeguate, anche se abbiamo incrementato di 4 euro nel costo contrattuale la contribuzione aziendale ulteriore a questo fine, per rafforzare e per diminuire laddove riusciamo anche un po' le franchigie. Però se non ci sono le risorse. Le risorse sono importanti. Noi raccogliamo 38 milioni di euro che gestiamo in prestazioni per i lavoratori e li recuperano tutti, vanno oltre a quelle che paghiamo i nomenclatori assicurativi, vanno oltre. Esatto, ci aumenteranno le franchigie, ma con le 4 euro che abbiamo incamerato vorremmo contenere le franchigie, anche se loro verranno agguerriti nel rinnovo della polizza, però faremo poi ognuno la nostra Senti, parte. dicevo prima, il settore si caratterizza per
per le grandi aziende protagoniste. Ecco, le aziende piccole come vivono questi Allora, processi? sicuramente io devo dire, le aziende agroalimentari, e la risposta l'abbiamo avuta anche ultimamente. Allora, lo dissi, 600 miliardi il valore complessivo della produzione nazionale, compresa dall'agricoltura al commercio, per cui un valore estremamente importante. 62-63 miliardi di esportazione. E l'esportazione, si stanno internazionalizzando molto le aziende medio-piccole, stanno internazionalizzando, per cui Sì, è anzi sono vero. state molto capaci di interpretare i mercati esteri. Questo è per cui io, è un po' la questione delle vocazioni dei sindacalisti. Infatti, i sindacalisti dovrebbero non soltanto concentrarsi sulle aziende ben strutturate, dove si fa bella contrattazione, ci sono bei premi di produzione, c'è anche un livello di contrattazione di benessere organizzativo di ottimo livello nell'industria alimentare. Tra l'altro, vengo da due esperienze bellissime. Una l'ho fatta con Pierpaolo Baretta proprio a Napoli, nell'albergo dei poveri, dove i Borboni costruirono il primo albergo, praticamente facevano welfare con l'albergo Certo. dei Borboni. L'albergo dei poveri era per il welfare. Dava risposte ai più deboli, alle persone. Ecco. Ma l'altra è dalla mia azienda dove vengo. Io sono nell'area industriale, vengo dall'89, dalla Quaker Carrier Forti, una multinazionale americana. E l'altro 15 giorni fa c'è stata una cena. L'azienda non esiste più. I marchi sì, l'olio cuore, Gatorade, i prodotti fini esistono. E ho incontrato dopo tanto tempo il capo del personale, una persona, ci siamo odiati e amati tantissimo, però l'ho rispettata e ci siamo rispettati come è giusto che sia nei confronti sindacali, e ci siamo ricordati entrambi quanti belli accordi abbiamo fatto insieme. Però lei mi disse, ha detto, quando ha fatto il suo intervento, citandomi, ha detto, noi abbiamo anticipato il welfare. Perché, e anzi le ho chiesto se me lo dava, perché me lo ricordo, io quando sono entrato lì, io sono nell'area amministrativa, ho scelto tra una banca e andare in contabilità generale di questa azienda. E in quell'azienda c'era un libricino dove c'era spese odontoiatriche, spese, c'era tutto un sistema di welfare, tutto a carico dell'azienda nell'89, e veniva dall'80, 86, scusa, 84. Era stato rifatto quel sistema di welfare, e le ho chiesto questo libricino perché conteneva non sapete quante prestazioni, però stiamo parlando di un'azienda che io lavoravo in contabilità generale, per riservatezza era un'azienda che in quegli anni l'olio cuore si vendeva a 6 euro, ma il costo industriale era, diciamo, ci guadagnava parecchio, non vi dico di Gatorade, che era una bibita che si vendeva a cifre astronomiche e tutti la volevano, ma tutti i prodotti che avevano, era un'azienda estremamente interessante. Però abbiamo dato risposte anche in quel caso ai lavoratori estremamente Importante. importanti. Bene, grazie, Grazie. grazie Onofrio. Io veramente vi devo Scappa. chiedere scusa perché ho No, proprio un treno grazie di e con essere i taxi e con la pioggia oggi è stato un qui po' un con noi. sacrificio. Speriamo che Grazie e buon presto. lavoro a voi. Grazie a te, grazie. Oh, io adesso vorrei capire se Raffaele Borese è collegato con noi. Raffaele, tu ci senti? Ci dai notizie? Chiedo a Emanuele che sta gestendo tutto. Ciao Onofrio. Io vi sento. Anche noi, forte e chiaro, fortissimo. Sono io che non vi sento. Ah, non ci senti? No, ma è il sistema di Fausto Tortora che non. È colpa sua. Colpa di Fausto Tortora che ogni volta che mi collego con la Fondazione Basso c'ho questo problema. Allora, adesso io non vi vedo più, ma se vuoi parto. Parti, parti. Ah, Come la ecco. vedi questa stagione contrattuale? Abbiamo sentito due interventi molto interessanti Sì, del ho
di Laura Di Raimondo che ci ha detto appunto dalla parte l'avvio della trattativa e Onofrio Roda che ci ha detto quello che questo grande successo che hanno avuto di far superare agli imprenditori divisioni abissali che le avevano squassato alla federazione di categoria. Quindi adesso ti chiediamo di fare un quadro di come va avanti questa azione contrattuale e poi proseguiamo con gli altri interventi. Grazie. Grazie a te. Ma io prima di entrare nel merito vorrei dire che quando mi hai invitato io ho chiamato subito Marelli, ho detto ma l'hai riscritto? Lui mi ha rassicurato e quindi non l'ho letto di nuovo, ecco, ma ce l'avevo la memoria di quando l'hai stampato. E siccome io conosco Marelli da 40 anni e quindi ho l'opinione solida che sia bravo, è capace di fare finanche anzi, nel tempo si è affinato. La sua capacità critica l'ha conservata molto bene e quindi il libro merita di essere letto. Se mi consenti, però, siccome tu hai dato un titolo a questo dibattito, La difficile stagione contrattuale, evoco in questo momento velocemente Tarantelli. Perché oggi sono 39 anni che è stato ammazzato dalle Brigate Rosse. Quella sì che è stata una stagione contrattuale difficile. E facemmo una fatica terribile a far vincere la ragione, sebbene poi sono stati pagati dei prezzi durissimi, ci furono degli eroi che rimasero sul campo come Tarantelli. Quindi quella sì è stata una stagione difficile. Quella che si profila e che io vedo da qualche mese è che questa stagione contrattuale non è da classificare proprio come difficile. Perché è cambiato ovviamente tanto dai tempi da 40 anni a questa parte. Le relazioni sono diventate più robuste e quando si dice esiste una questione salariale, le aziende la sanno benissimo, ce ne sono aziende che stanno dando autonomamente degli aumenti pari a più di una mensilità all'anno, che se ne rendono conto. Quindi non mi sembra che questa si possa classificare alla stessa maniera di allora, di 40 anni fa, sul difficile. Senti Raffaele, scusa, mi dicono, dovresti accendere la telecamera, perché La non ho mia cavoli. telecamera, perché voi non la vedete, non mi No, vedete? purtroppo no. È così. Purtroppo, per fortuna, a seconda dei casi, Per insomma. fortuna. Non ho idea di come Non fa accontentarti. niente. Beh, ti capisco fino in fondo, tranquillo, ti sentiamo con grande piacere. Adesso mi rilasso pure io così non mi vedete. Quindi. Io Certo. la considero invece una stagione contrattuale interessante, anzi prevedo un new deal della contrattazione. Dopo i 20 anni dei primi anni del 2000, che è stata una contrattazione, posso dirla, fra virgolette, ovvia. Bisognava rinnovare i contratti, c'era un impegno, non c'era grande fantasia attorno a quei rinnovi contrattuali. Ci si impegnava, ma non mi sembravano momenti strabilianti. Vedo invece che si sta aprendo una nuova fase della contrattazione, sia nazionale che aziendale,
molto ricca di contenuti. Fondamentalmente favorita dal fatto che le medie e grandi aziende, stiamo parlando di quelli, la contrattazione delle medie e grandi aziende, sono sempre più portate alla condivisione della gestione delle fasi che stanno vivendo. Fasi complicate, ma gestibili. Però detto questo, quindi non vedo all'orizzonte bracci di ferro. Vedo all'orizzonte la costruzione di opportunità e possibilità di gestione della transizione verso che cosa non lo so ancora, ma sicuramente di una transizione significativa sia per gli effetti climatici, sia per l'introduzione di nuove tecnologie e di nuove metodologie di lavoro. E anche i problemi che comporteranno questi cambiamenti sono dei problemi gestibili e non saranno, come dire, non ci sarà una nuova Fiat anni 80. Non la vedo all'orizzonte un braccio di ferro sui licenziamenti. Vedo alcune questioni però, lo dico subito. Primo, si sta allargando la fascia non contrattata. Si sta allargando moltissimo, che può mettere in discussione la forza del sindacato anche se fa bei contratti aziendali. E questa fascia di lavoro nero e di lavoro precario riguarda trasversalmente, diciamo, quasi tutti i settori, meno quelli industriali e dell'alta tecnologia, ma gli altri molto più sottoposti a una pressione dal ricorso al trovo incredibile che si continui a favorire la nascita di contratti privati. Trovo incredibile che sindacati, imprenditori non dicono al CNEL basta, non chiedono al governo di bloccare questa porcheria che è quella della certificazione dei contratti, che servono solamente al giudice di poter dire, ma se l'azienda è iscritta a quell'associazione che fa quel dumping, io non ci posso fare niente. Io penso che con il rischio poi che la magistratura sia essa ad arrogarsi il diritto di stabilire il salario equo. Questo è un attacco alla contrattazione poderoso. E a me sembra che la disinvoltura con cui imprenditori e sindacati affrontano questa situazione mi sembra una cosa, come dire, a me incomprensibile. Ecco. Detto questo, io penso, e non sarà il salario minimo a risolvere il problema. Sarà utile, ma non risolve il problema. Bisogna arrivare alla revisione della rappresentatività di tutti i contratti presentati al CNEL e autorizzati dal CNEL, alla certificazione dei maggiormente rappresentativi e all'erga omnes. Un'alleanza su queste cose io non ancora l'ho vista. No, né fra i sindacati né fra i sindacati e le parti imprenditoriali che sono coinvolte. La seconda cosa, è vero, la contrattazione avrà fiato, però sono molto curioso di vedere più concretamente che cosa vuol dire affrontare il tema della intelligenza artificiale.
che sta, come ha detto la di Raimondo, già entrando nell'organizzazione del lavoro delle medie e grandi imprese. Può diventare il nuovo cottimo. Io che vengo da lì. E i ragionamenti erano, ma la macchina può andare a questa velocità? Tu ti devi adattare a questa velocità. E c'erano persone pagate di contatempo proprio per l'intelligenza artificiale, il signor algoritmo può essere il nuovo cottimo, perché sempre più spesso io sento dire, ma l'ha deciso l'algoritmo. Quando si usa questo argomento, vuol dire che ci stanno due soggetti che vanno in crisi. La professionalità di quello lì che sta, che lo utilizza, perché non decide più niente, perché è l'algoritmo che gli stabilisce tempi, modalità, condizioni, e il destinatario, se è un cliente, se è un fornitore, se è l'altro. E mette in crisi anche il ruolo negoziale, se questo non avviene, se non si mette in campo una capacità negoziale a livello giusto. Io sapevo che quando dovevo chiudere un contratto, prima o poi con l'amministratore delegato bisognava andare a discutere, perché era lui che dava la risposta. Dopo averlo discusso con il capo del personale, con i responsabili delle relazioni. Ma se è l'algoritmo a decidere questo, finanche l'amministratore delegato alzerà le spalle e dirà: ma io lo devo usare. Quindi c'è un problema serio di negoziazione, di discussione sulle modalità di negoziare l'introduzione di queste nuove forme di intervento della tecnologia, sia a monte, e che aprirà problemi, sia a monte, cioè nell'impatto con l'organizzazione del lavoro, e sia a valle, come si tutela l'occupazione, per il quale già ho sentito dire che ovviamente il ricorso alla riduzione dell'orario di lavoro sarà ancora più facilitata, ma la formazione sarà potenziata. Ma probabilmente il governo del mercato del lavoro dovrà essere meglio organizzato. Non capisco perché non si generalizzi l'esperienza degli edili, i quali governano le riqualificazioni dei loro assistiti e quindi reggono il ritmo dell'innovazione. Fin quando invece si buttano in cassa integrazione i lavoratori o si fa come o c'è la fortuna di poter mandare in pensione con un po' di incentivazioni i lavoratori, ma non si mette in piedi un sistema di governo della riqualificazione della gente, questo indebolisce la contrattazione. Terza cosa e chiudo. Il successo della contrattazione è importantissimo perché garantisce un rapporto con i lavoratori nel tempo. Temo però che alcuni problemi che ricascano sulla questione salariale sono affrontabili solo se si rimette mano alla questione del fisco. E anche qui trovo banale la richiesta della defiscalizzazione degli aumenti contrattuali. Non è la risposta questa. Questa è una risposta come quelli della flat tax,
Guardate che la tutela, di quel 280 euro che ha portato a casa Rota e i suoi colleghi della contrattazione, al netto è una cosa, dipende dal livello in cui è la gente, però adesso si lavora bene per lo Stato, ecco, per garantire lo Stato la trattenuta dopo. E questa è siccome sappiamo tutti che le risorse del fisco sono all'80% garantiti da lavoro dipendente e pensionati, questa ha effetti sulla struttura del welfare. Allora, una prospettiva bella, interessante, piena di significati della contrattazione, può essere, se non è accompagnata da una strategia di tutela più generale, può generare solo neocorporativismo. E mi ricongiungo alla vicenda Tarantella. Fu accusato di essere corporativo. Neocorporativo con la sua proposta di predeterminazione dei. E in realtà lo sarebbe stato solamente se fosse stata solo quella, la leva con la quale si affrontò quella crisi. La crisi dell'84 e anche gli accordi successivi di concertazione non avevano una natura corporativa perché erano anche collegati a cambiamenti e riforme che riguardavano altri contenuti, altre esigenze dei lavoratori. Se invece ci si accontenta di una contrattazione buona, settoriale, aziendale e si lascia invece perdere tutto l'aspetto più generale, è chiaro che il rischio è di ricadere in una situazione di neocorporativismo. Benito. Bene, grazie Raffaele. Sono molto contento che ti sei collegato perché lo sapevo che avresti detto delle cose interessanti. E infatti mi sono preso 2 pagine di appunti, che è significativo delle cose che ti hai detto. Cose molto, molto belle, interessanti, che ci fanno pensare. Grazie, veramente grazie. E adesso diamo la parola a Walter Schiavella, che, come dicevo prima, ha un passato sindacale di primo ordine, tra l'altro è stato segretario generale per tanti anni degli edili della CGIL, e adesso, dopo una serie di esperienze, adesso milita all'interno della FILCTEM, che è questo grosso sindacato guidato da Marco Falcinelli, e lui segue l'analisi dell'ufficio studi, quindi il pensiero, diciamo così. E i settori che sono tanti, il settore chimico, ricordavo prima, quel settore che di solito rinnova i contratti alla seconda sessione, a seconda dei momenti, non perché sono particolarmente bravi, ma solo perché cominciano appena firmato un contratto, ricominciano subito a vedere come potrebbe essere il prossimo, quando dopo 4 anni scade, o tre, quant'è, a seconda dei casi, scade la validità del contratto, sono già pronti, hanno già chiaro. Però c'è, cioè, i chimici, sono i tessili, che è un settore molto delicato e debole in tante cose, e poi tutta l'energia. Quindi ci interessa sapere come guardi il tuo settore, come guarda questo momento contrattuale, che difficoltà stiamo. Raffaele ci ha indicato alcuni punti delicati della prossima contrattazione. Ecco, mi interessa capire come lo guardi. Grazie. Tanto grazie a voi. Come mai dipinto sembro un vecchio reduce, ma sono solo vecchio. Siamo tutti vecchi reduci. Però è vero che ormai mi dedico quasi per hobby a questo lavoro che resta interessante
Poi ognuno di noi resta sindacalista, penso pure Raffaele, Ah, certo. no? E infatti voglio partire da uno Io dico che spunto. poi soprattutto la cosa vale per i meccanici. Chi è stato meccanico No, una no, non volta? vale per Tu tutti. sei mai stato No, meccanico? non No. sono mai meccanico, Meccanico, non mi è perfetto. mancato. Non mi è mancato senza alcuna polemica. Edili, chimici, sono stati sempre una categoria che ho guardato con grande attenzione, così come tutte le altre. Poi il grosso della mia esperienza è stato anche in Confederazione, avendo diretto per 8 anni Roma e Lazio, gli ultimi 4 anni Napoli. Quindi, insomma, non mi sono fatto manca niente. Però veniamo al punto. Dicevo, volevo prendere spunto da un appunto che faceva Raffaele, diceva la stagione è difficile. Beh, non lo so se è difficile questa stagione contrattuale. Sicuramente se rapportata ad altri momenti può non esserlo. Se rapportata alle difficoltà degli anni Ottanta che ricordava, ma io ne aggiungo un altro, un momento complesso. La stagione contrattuale del 2009-2010, nel pieno della crisi mondiale, nel pieno della più grossa recessione che abbiamo attraversato, affrontata in Italia con un accordo separato, tra l'altro. È grandemente gestito dalle E federazioni grandemente di gestita dalla federazione di categoria. Grandemente, categoria, gli certo. edili, che allora dirigevo, non svelo nessuna cosa, ormai poi la storia è Allora, passata in prescrizione, col povero e compianto Domenico Pesenti, certo. e segretario della FIL CGIL, Ma e guarda. con il segretario della FENEAL, avevamo fatto l'accordo sulle quantità economiche, presentammo 3 piattaforme perché ci fu il veto delle confederazioni a presentarle insieme e ci mettemmo d'accordo che la CISL, la FILCA chiedeva 10 euro di più, noi in mezzo, dico, la UIL in mezzo e noi meno di tutti. Ma le piattaforme erano le stesse e No, chiudemmo ma guarda, sopra l'IPCA ti faccio perché il problema fu l'IPCA, una però piccola per dire. anticipazione. Ho scritto ieri, perché oggi stavo a Roma alla newsletter di questa settimana, sull'unità sindacale che, ahimè, come dire, Ma poi non è ci proprio, vengo a questo. non brilla, e però ho ricordato, come invece ho detto, per fortuna le categorie mantengono i rapporti, e ho ricordato proprio Fino a il che le categorie. 2009, quando con l'accordo separato Epifani non aveva firmato l'accordo. E sembrava che saltava la stagione contrattuale, invece le categorie riuscirono con degli artifici Artifizi di tutti i tipi. inimmaginabili, proprio salti mortali, Artifizi di tutti i tipi. riuscirono a fare degli Quindi. accordi che rispondevano alle regole nuove e alle E regole cioè, vecchie. poi come sempre i Questo è numeri importante, certo. si Scusa interpretano. Ho capito l'interruzione. facendo il sindacalista che la matematica spesso non è una scienza oggettiva, può essere interpretata, o meglio, le basi di calcolo possono essere variate, possono essere lette in diverso modo e ognuno in questo trova giustificazione. Ma quello che fu importante in quella fase fu la chiusura unitaria dei contratti e la tenuta di un sistema contrattuale che rischiava di essere pesantemente compromesso da accordi separati. Restò solo quello dei metalmeccanici. Punto. Eh sì, è quello del commercio che poi, vabbè, è stato poi recuperato. Però veniamo al punto. Quindi difficile rispetto a quella, no. Sicuramente però una stagione, io vorrei dire, delicata, sì, ma ancor più la definirei nuova. Perché viene ad agire, questo vale soprattutto per la categoria alla quale oggi do una mano, che è pesantemente attraversata dai temi della transizione, perché viviamo in un contesto globale che è completamente diverso da quello che conosciamo. E siccome, come diceva la dottoressa Di Raimondi, sono proprio d'accordo, con i contratti si fanno anche politiche industriali. Noi non possiamo non considerare che oggi, soprattutto in settori grandemente esposti come quelli energetico, chimico, l'automotive, le telecomunicazioni, eccetera, sì, parlo di energia, insomma, in genere, della produzione energetica, noi viviamo in un contesto nel Dicevo che quale. un metalmeccanico c'era sempre tali, Cristina Cofacci, ma adesso lavora un'altra, fa la meccanica, ma il cuore resta È sempre sempre là, non c'è elettrico. niente da fare, l'anima parte. È pesantemente segnata da un contesto globale mutato. Per riassumerla in termini semplicistici, siamo stati abituati a vivere in un mondo e le imprese a competere in un mondo nel quale c'era qualcuno che si faceva carico delle necessità di difesa dell'Europa e la Cina era un mercato. Oggi viviamo in un mondo dove
L'America tende sempre più a farsi i fatti propri, sia sul dal versante del geopolitico che degli investimenti e delle politiche industriali, e la Cina e l'Oriente non sono più mercati ma competitor. L'Europa in tutto questo è il grande soggetto assente. E se oggi ragioniamo di politiche industriali, dovremmo ragionare soprattutto per quei settori, soprattutto di politiche industriali su scala europea. E questa stagione contrattuale si gioca lì, perché in questo contesto le aziende fanno le loro scelte, che sono scelte in alcuni casi di reshoring, di accorciamento delle filiere, di riallocazione produttiva, di investimento. E siccome le politiche industriali si fanno con le relazioni industriali, con i contratti, ma si fanno anche con gli elementi regolativi dei mercati, e se quegli elementi regolativi dei mercati oggi portano le imprese a inseguire i luoghi dove quegli elementi regolativi gli danno vantaggi competitivi. Questo vale soprattutto nel settore energetico e nei grandi settori, nelle grandi filiere, della chimica e dell'automotive, che sono ormai strettamente correlati. Quindi il tema oggi è come si gioca questa, che ruolo hanno le relazioni industriali al netto del ruolo degli stati nel governare questa grande transizione. Che, dove va la transizione? Lo sappiamo, almeno per i settori che noi rappresentiamo, lo sappiamo dove va, va verso gli obiettivi di Parigi, verso la completa decarbonizzazione dell'economia. Che significa fare i conti non solo con le attività produttive hard to abate, nel nostro caso chimica di base, petrolchimici e dintorni, raffinazione, ma anche con l'utilizzo delle fonti fossili nella produzione elettrica, con lo sviluppo delle nuove tecnologie relative alle fonti energetiche rinnovabili. Tutto questo comporterà, non entro in questo ragionamento perché ci porterebbe lontano dall'argomento, ma sicuramente questa fase di trasformazione avrà un impatto gigantesco sulla struttura produttiva, sull'occupazione, sulla sua qualità, sulla sua qualificazione e quindi comporterà la necessità di processi che vedano la guida dei soggetti pubblici che dovranno riscoprire le politiche industriali e termini come pianificazione e governo dei processi, ma soprattutto l'accompagnamento da parte dei protagonisti di questa transizione, imprese e lavoro. E quindi le relazioni industriali e quindi i rinnovi contrattuali che giochiamo in questo contesto non possono che affrontare questa fase di rinnovo, per questo dico nuova, con un'attenzione particolare pari a quella che dedichiamo ai temi più consueti dei rinnovi contrattuali, salario, formazione, eccetera, al ruolo che i contratti svolgono nelle politiche industriali. Del resto, su questo sono davvero d'accordo con la dottoressa, con quello che diceva la dottoressa Di Raimondo. Quindi, questo richiederebbe un rafforzo, se è così. Pure qui tralascio quello che dovrebbero fare la politica, gli stati, l'Europa, perché ripeto non è il tema, ma se abbiamo due leve per governare la transizione in questa fase, quello delle politiche industriali e più in generale delle politiche nel nuovo contesto globale e quello delle relazioni industriali, concentriamoci sulle relazioni industriali. In che salute e qual è lo stato di salute oggi delle relazioni industriali? Se le misuriamo dal versante dei rapporti con le controparti che definiamo nelle fasi di rinnovo contrattuale, quello che emerge da questo tavolo e quello che finora è quello che posso aggiungere io, è assolutamente coerente a disegnare un quadro nel quale il rapporto strutturato fra parti datoriali e parti sindacali genera, nella maggior parte dei casi, rinnovi. Contratti che sanno affrontare aspetti innovativi, ridefinizione dei rapporti fra i livelli contrattuali in maniera tale da rendere più flessibile e adeguato il sistema produttivo a questa fase di trasformazione, nuova strumentazione bilaterale, welfare contrattuale, eccetera. Ma il tema è, in questo quadro nel quale questo sistema andrebbe rafforzato, stiamo andando in quella direzione e qui condivido le preoccupazioni di Raffaele Molese. Perché
il quadro che abbiamo di fronte è un quadro nel quale, in primis, il governo non agisce in termini di sostegno ad una contrattazione che abbia un valore generale erga omnes, che elimini il dumping contrattuale, che estenda l'area di applicazione dei contratti, dai quali troppe fasce di lavoro, che è poi il lavoro meno retribuito, più precario, che guarda caso riguarda quasi sempre giovani e donne, oggi subisce. E allora quindi, perché se guardiamo quello che sta accadendo, è evidente che abbiamo di fronte una situazione per la quale si parla nei provvedimenti rinviati alle Camere dopo la votazione del CNEL di contratti, si va dalla direzione opposta, perché il governo parla di contratti maggiormente applicati e non più neanche di contratti maggiormente rappresentativi. Quindi abbiamo, se vogliamo rafforzare questa leva delle due che abbiamo per governare la contrattazione, dobbiamo rafforzare il livello di cogenza dei contratti, semplificarli come aree e numeri di applicazione, e l'unico strumento che si ha è quello di dare corso alla Costituzione con una legge sulla rappresentanza, che è la base per dare valore erga omnes ai contratti. Su questo, purtroppo, e questo fino adesso ho criticato gli elementi, diciamo, negativi nell'azione di questo governo nella direzione del rafforzamento della contrattazione, che si sa che invece sembra volersi indebolire, ma purtroppo c'è pure qualche limite nell'azione sindacale, perché mai come in questa fase, almeno a livello di confederazioni, l'unità sindacale sembra lontana. E gli stessi modelli che presuppongono queste differenze sembrano difficili da ricondurre a sintesi. E sotto questo punto di vista, allora noi abbiamo la necessità invece di partire dai punti di forza che persistono nel sistema delle relazioni industriali, per stare ai contratti rappresentati nella categoria della FILTEM, sono stati rinnovati tutti, con risultati salariali superiori, pari o superiori all'inflazione reale. Perché l'altro elemento di novità di questa stagione è che tutti i contratti fatti fino adesso, negli ultimi 20 anni, li abbiamo fatti in un quadro semi-recessivo o di stagnazione e con inflazione all'1-2%. Qui siamo in una fase di trasformazione, con situazioni differenziate di crescita maggiore di quella alle quali siamo stati abituati e soprattutto, ahimè, con un'inflazione che va ben oltre il limite del 2%. Quindi pure questa leva va usata con attenzione. E rispetto a questa nuova situazione, il patto per la fabbrica non regge più. Perché se stiamo alle regole del patto per la fabbrica, quelle regole non coprono l'inflazione. Poi, Guardi me e rido ride. perché poi ognuno Quello di, sono perché impazzita. ognuno di noi, Ognuno perché poi ha. poi ognuno di noi trova le soluzioni, dottore. Pure ognuno di noi ha lo schema suo di C'è lo suo regole. schema di regole, in questo senso, Vengono anche condivise, a perché. cominciare da quello che è per i nuovi contratti chimici, ma del resto il patto per la fabbrica prevede fatte salve le consuetudini di settore. E lì dentro si è giocata la soluzione di tutti i problemi, ognuno con le dinamiche e con i rapporti di forza necessari, stati, e con i margini che i diversi settori consentono. Perché è vero che alcuni settori, anche di quelli che rappresentano la nostra categoria, hanno realizzato margini operativi lordi che hanno consentito più spazio anche per le soluzioni. E sta di fatto che comunque, quindi dicevo, la difficoltà che vedo non è difficoltà, ma è novità, perché se guardiamo i risultati dei rinnovi contrattuali di questa stagione, che è compiuta per la categoria, rinnovi tutti realizzati con risultati salariali importanti, pari o superiori all'inflazione, sono ancora da chiudere il contratto dei tessili, ahimè, questo dimostra che i settori non sono tutti uguali, per il quale è stata presentata la piattaforma, con richieste salariali di 270 euro per il tessile e 260 euro per il calzaturiero. Però, ecco, dicevo, restano sullo sfondo da affrontare, nella stagione
che si apre per chi la sta gestendo, ma più in generale, in prospettiva, se guardiamo al futuro della contrattazione, e questi grandi nodi che riguardano l'assetto e il sostegno alla contrattazione in termini di cogenza e rappresentanza. Questo è il vero punto che va affrontato, senza il quale il ruolo che possono esercitare le parti sociali diventa un ruolo che ha un limite in sé, che è fondamentale e necessario. Con Federchimica stiamo lavorando ad un documento sulle politiche industriali condiviso, con Confindustria Energia si è definita a novembre scorso, lì anche con una partecipazione del governo, allora ministro Cingolani, un decalogo di azioni per governare la transizione. Cioè, il punto di crisi non è il rapporto e la relazione industriale in sé, ma quanto poi essa è considerata da chi è detentore delle policy e quindi fa le scelte politiche come una leva da sostenere piuttosto che come un impaccio. E il rischio vero che vedo per la contrattazione è proprio questo, che qualcuno la consideri come un impaccio. Dentro questo quadro le relazioni si svolgono e debbono avere, ovvio, delle priorità che dal nostro punto di vista non possono che essere, ma questo è stato già detto e in parte già realizzato, affrontare questa novità di una stagione salariale che si colloca, contrattuale che si colloca in questa fase, quindi la centralità del recupero salariale, la centralità alla quale aggiungo è stata prestata particolare attenzione a ridurre i margini di precarietà verso una riduzione sostanziale di quell'area della precarietà che è esclusa sostanzialmente dai contratti. E ultimo, lo sviluppo di quegli strumenti che in questa fase sono ancora più necessari che nelle fasi statiche, quelle che cioè consentono di gestire una forza lavoro che cambia non solo nei profili anagrafici, nei numeri, ma nelle competenze e quindi il ruolo fondamentale della formazione che chiama in causa lo sviluppo ulteriore degli strumenti della bilateralità. Qui penso che abbiamo davvero da fare dei passi in avanti ulteriori rispetto a quelli che si sono già compiuti. Se l'esperienza bilaterale della bilateralità contrattuale prima era appannaggio dagli anni 50 della categoria che ho avuto l'onore di dirigere, oggi è un tema che è entrato nella strumentazione di quasi tutti i contratti, con le differenze che i singoli settori rendono peraltro necessarie. Ci chiedevamo giorni fa con Alessandro Genovesi, che ha preso il tuo testimone, ma perché non farlo tutti come gli edili? È complicato. Gli edili hanno anche una loro particolarità. Però, cioè, la bilateralità edile è diversa da tutte le altre perché è una bilateralità che assume in sé una qualità, una della strumentazione contrattuale, e cioè mutualizza degli strumenti contrattuali, mutualizza la tredicesima, mutualizza le ferie, mutualizza l'anzianità, proprio perché la tipologia del lavoro edile è talmente breve che altrimenti quegli istituti non sarebbero mai erogati o erogabili. L'impresa quindi non li dà al lavoratore, li versa alla cassa edile, la cassa edile ha scadenze, glieli mette insieme e glieli dà, o semplificato. Però è un sistema che potrebbe essere utilizzato sia in termini di estensione della rappresentanza e delle tutele, proprio per quella per quei settori produttivi, che qui non parliamo di quelli dei quali abbiamo parlato finora, che sono più frammentati, più segnati dalla presenza del lavoro diffuso, della piccola e media impresa, però non si fa perché ha un costo soprattutto per le imprese. Grazie, grazie Walter. Sicuramente Laura voleva fare un intervento. Volevo dire, fare due battute, una chiosa. No, nel senso che ascoltandoti pensavo, no, lo stato di salute, qual è lo stato di salute delle relazioni industriali e quali sono i punti di forza? Allora, sicuramente chi vive le relazioni industriali, diciamo in frontiera, non diciamo in trincea, altrimenti sembra che altro che nuovo ci stiamo chiudendo nei territori,
Si è dato da fare, cioè io penso dal periodo della pandemia, al post-pandemia, a tutte le crisi ricorrenti, abbiamo lavorato, abbiamo fatto tanto, non ci siamo più fermati solo a fare contratti, contrattazioni di secondo livello, ma veramente protocolli, protocolli sulla sicurezza. Abbiamo affrontato quello che era inimmaginabile e lo continuiamo a fare con delle soluzioni molto innovative. Forse la domanda, ma io non sono una confederazione, quindi la lascio sul tavolo, è qual è lo stato poi di salute delle relazioni industriali a livello confederale. Per cui forse questa volta dal basso, no, dovrebbe salire quello che sul merito, le soluzioni, tutto quello che è in questo momento in corso, non è stato l'innovazione e soprattutto veramente il vedere tutti gli strumenti che si sono utilizzati in un tempo, in un certo modo, come strumenti, ecco, di politica industriale innovativi. L'altra cosa che volevo dire, prima sentivo parlare di intelligenza artificiale, l'algoritmo, no? Allora, quello è una linea, è un tema, ma il tema vero che è emerso dal 2023 è l'intelligenza artificiale generativa e non attacca più o comunque non coinvolge più quella manodopera come è stata nella precedente rivoluzione industriale, in cui dice aiuta l'uomo a ridurre il carico di lavoro, la fatica, quindi chiamiamola sostitutiva in termini non di persona ma di fatica, ma è sul livello intellettuale, è su mestieri che oggi è impensabile, no? A me recentemente mi hanno fatto vedere un'applicazione, addirittura con Francesco Algeri l'abbiamo messa sul campo proprio nelle relazioni industriali, no? Dinamica di caso di relazione industriale, trattativa tra componente sindacale e componente, diciamo, datoriale. Se tu eserciti un'intelligenza artificiale generativa, quindi introducendo accordi, linee, diciamo, di tendenza, no, di stili di negoziazione oppure stili di accordo, poi diventa veramente un supporto, diventa un soggetto che può comunque essere a un tavolo e indirizzare una delle componenti. Aggiungendo che su tantissimi mestieri intellettuali, può essere comunque un supporto, ovvero sostitutiva. Quindi, secondo me, questo è l'altro tema. Non è solo negozio l'algoritmo, non negozio l'algoritmo, negozio con l'algoritmo, ma è come utilizzo al meglio, in termini anche di un paese che sta a dei gap di competitività non banale, questa introduzione per far sì che poi non diventi sostitutiva, quindi le competenze, la capacità di dialogare con l'intelligenza artificiale per farlo diventare uno strumento integrativo, quindi di porre le domande. Cioè ci sono delle competenze specifiche che sono terribilmente nuove e che se noi non prendiamo non avremo quella capacità di utilizzarlo come strumento, ma rischiamo che diventi sostitutivo. L'effetto della generativa ci lascia uno spazio di 6-12 mesi, non è ci lascia uno spazio, dice, sai, ne riparliamo tra 2 anni, quando ne riparliamo tra 2 anni è finita. Quindi questo era l'altro tema che impatta pure sulla parte delle relazioni Comunque industriali. bisogna starci attenti, è stato significativo che l'altro giorno la FIMME ci ha mandato un libricino molto interessante su un'inchiesta fatta sui delegati e c'era il marchetto ChatGPT free che metterò anche sull'annuario perché il fatto di essere liberi dalla ChatGPT è una cosa positiva. Va bene, siamo arrivati a un punto importante. Abbiamo qui l'autore, che sarà presente l'autore, anzi interverrà l'autore, che ci faccio una summa di questo dibattito che è stato molto interessante, limitato, quello che è stato, un paio d'ore è sempre molto, non si fanno i grandi voli, però è stata una cosa bella, sono venute fuori tante cose interessanti. Vai. Beh, intanto doveroso e anche sentito ringraziamento a coloro che hanno deciso di pubblicare il libro che, come noto, è un zamizdat, nel senso che non c'è nelle librerie, quindi circola segretamente per gli addetti ai lavori. Che di questi tempi, qualcuno si ricorderà, gli zamizdat erano appunto gli scritti clandestini che giravano in Unione Sovietica, come dire, fa la sua bella figura, nel senso che gira appunto tra gli addetti ai lavori, come i nostalgici di questo mestiere, per alcuni, tra i curiosi, di quelli che vogliono capire un po' bene di cosa si tratta,
ed è questo ambiente, come dire, questa specie di environment, è proprio questo ambiente che caratterizza un po' lo stato delle relazioni industriali in Italia oggi. Vorrei evitare di cadere in un errore, raggiunto una certa età, non potendo più dare cattivo esempio, è bene anche evitare di dare cattivi consigli. Quindi vorrei evitare di cadere in questo errore per dire a coloro che concretamente fanno le relazioni industriali cosa devono fare, nel senso che lo sanno benissimo, lo faranno. Voglio mettere in fila soltanto, come dire, alcuni punti di congiunzione che nel dibattito mi hanno convinto e che però a mio parere richiederebbero una riflessione, proprio una riflessione vuol dire tornare un po' indietro nel tempo e pensare a cosa abbiamo fatto. Mi spiego meglio. Non c'è dubbio che a fronte di una innegabile robustezza del sistema paese, dal punto di vista industriale, non sto parlando della pubblica amministrazione, di questo troveremo modo di parlarne, però noi siamo la quinta potenza esportatrice mondiale. Con i dati del WTO del 2023, l'Italia ha superato in export la Corea del Sud. Siamo il quarto paese nel mondo per numero di robot installati. Cioè non siamo poco. Cioè l'industria italiana, manifatturiera e non solo manifatturiera, ha raggiunto livelli di eccellenza che qui sono stati citati, per esempio sulle piccole e medie imprese dell'alimentare che si stanno buttando nell'export, che stanno seguendo una strada delle cosiddette multinazionali tascabili, no? Leggevo sull'inserto del Corriere di settimana scorsa l'intervista al signor Brugola. Ora, il Brugola, voi sapete tutti, la vite che è, no? Esagonale. Ha quel nome lì perché è stata inventata da un italiano che peraltro ha lo stabilimento ancora vicino a Lissone. Io ho qualche nostalgico ricordo di quei territori. Lì ci sono tre aziende che fanno la bulloneria, la Brugola, la Grati e un'altra, che sono leader mondiali. Brugola era il nome del fondatore. E si dice Brugola per dire Brugola, punto. Da questo punto di vista, l'industria italiana, il sistema paese italiano conserva una ricchezza, come dire, importante, che gli ha fatto recuperare molti dei dati del 2019, dopo la pandemia. Cioè noi siamo tornati ai livelli di PIL, di crescita del PIL, più velocemente degli altri paesi. I dati occupazionali, dopo torneremo anche sul tema precariato, lavoro povero e quant'altro, però io vorrei, è vero, vengo da una tradizione cattolica, però vorrei evitare di partecipare alla processione dei flagellanti, no? Di quelli che passano il sabato, siamo sotto Pasqua, no? E si flagellano per i risultati che loro hanno raggiunto. Ma che stiamo scherzando? Cioè i contratti, tutti i contratti, contengono fior di clausole limitative del part-time, del tempo determinato, no? Poi non si applicano, non si vogliono applicare, è un altro tema. Ma da questo punto di vista i contratti collettivi hanno fior di clausole che consentono di gestire efficacemente, no? Forme di lavoro che sono, come dire, diverse dal tempo indeterminato a tempo pieno. Tutti voi che avete fatto i contratti avete scritto il limite di utilizzo di CTD, avete scritto il limite di utilizzo del part-time involontario, avete scritto limiti, peraltro, come dire, significativi anche per la gestione. Ce n'è, quindi io mi sono stufato, tanto per essere chiaro, di partecipare a questa comitiva degli autoflagellati che passano tutti i giorni dicendo ah, qui non è vero, o meglio, è vero, ma è un altro tema, riguarda un'altra cosa, no? Riguarda il fatto che, come dire, viene meno, se volete, un tessuto di controllo e di gestione delle conquiste contrattuali che forse prima era più ramificato e più robusto. Rappresentanza, e poi finirò anche su rappresentanza
erga omnes e quant'altro. È indubbio che ci sia una debolezza strutturale, o meglio una non forza strutturale nel sistema delle relazioni industriali italiane, che è data da un triangolo che non si è mai perfezionato. Il triangolo ha tre vertici, che sono la rappresentanza, la struttura della contrattazione e il governo del conflitto. Su tutti questi tre vertici la storia italiana ha prodotto risultati su ciascuno dei vertici interessanti, a partire dalla Costituzione dell'articolo 39, ma non soltanto l'articolo 39, perché qui è stato ricordato anche da Raffaele i contratti pirata. Sì, è vero, ma non è stata la Confindustria o la destra più o meno sociale a indire un referendum per l'abolizione di parte dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, laddove si definiva i criteri di maggior rappresentatività. Non è stata la destra a farlo, o sbaglio? E adesso perché piangere dopo che quel criterio che la giurisprudenza applicava con, come dire, solidità, tanto è vero che UBS, COBAS e quant'altro, aria, come si dice dalle mie parti, vero o no? Quel criterio è saltato, era per effetto di un referendum. Dopodiché però, ragazzi, parliamoci chiaro, diventa complicato impedire che si ritorni alla gestione del contratto esattamente come prevede il codice civile, cioè un'obbligazione tra le parti. Quindi bisogna anche essere coerenti su queste cose qua. Vero, lo dico alla mia ex confederazione, c'era quindi già un dettato legislativo che introduceva in nuce un criterio di rappresentatività. Lo Statuto dei Lavoratori è notoriamente una legge, per quanto gli onorevoli della CISL si sono astenuti nell'approvazione dello stesso. Però era una legge che interveniva e dava un barlume di interpretazione dell'articolo 39. Interessante, utile, forse anche opportuno. Il tema della struttura della contrattazione. Quante volte bene il sindacato e l'industria hanno raggiunto eccellenti accordi sulla struttura della contrattazione. L'accordo, come dire, della struttura della contrattazione di due livelli, contratto nazionale e contrattazione articolata per la distribuzione. Come dire, avrà 30 anni, se, quantomeno, no? Se ha resistito così tanto e ha dato, forse aveva qualche elemento di solidità. Però la rappresentanza non parla con la struttura della contrattazione. Tutte e due hanno paura di definire le regole del conflitto, perché dopo la 146 non c'è più niente, salvo qualche cosina messa lì così che non si capisce bene, specialmente nelle aree del pubblico impiego, tanto per essere chiari. Se non si chiude questa triade concettuale, cioè se non si dà una forma, no, coerente a questi tre elementi, è ovvio che lo stato delle relazioni industriali è affidato alla grande creatività italiana, che per fortuna, come noto, è grande, ma non sarà mai un sistema. E chiudo su una cosa: di questa responsabilità non si può solo imputare le organizzazioni sindacali. Il grande assente è Confindustria in questo momento. Dov'è? Cosa dice? Perché qui siamo alla vigilia dell'elezione del presidente di Confindustria. Benissimo. Però, allora, intanto, voglio dirlo, detto nel libro, a ciascuno il suo mestiere. Cioè, i grandi presidenti della Confindustria non venivano dalle fabbriche o dalle aziende, erano professionisti che facevano quel lavoro lì. Quel lavoro lì, poi andavano a spiegare ai grandi rappresentanti e ai grandi uomini delle relazioni industriali sul territorio, dell'Asso Lombarda, dell'AMMA per intenderci, non venivano dalle fabbrichette, facevano quel lavoro lì, facevano i negoziatori di mestiere e lo spiegavano agli altri dicendo: ragazzi, così si fa, così non si fa. Ora, adesso io non voglio appunto tirare una lode a questo mestiere qua, però e anche quello esige una professionalità. Cioè, se Confindustria si riduce ad essere semplicemente un'altra lobby insieme alle altre lobby, non andiamo lontano, perché non si risolve il problema di fondo della
capacità della contrattazione, della struttura della contrattazione, di contribuire alla crescita di questo paese. Perché questo è il problema che poi porta alla crisi della vocazione di questo mestiere. Cioè, se appunto chi fa questo mestiere da una parte del tavolo o dall'altra parte del tavolo viene chiamato ogni volta che c'è, che brucia l'edificio per fare il pompiere e basta, non si va da nessuna parte, perché il problema invece è che, come dire, crederci davvero che dal sistema delle relazioni industriali, dalla contrattazione, può avvenire del valore aggiunto per la società. Crederci davvero e non lasciare il povero Michele Figurati o Cesare Rinaldi, no, a incontrare segretamente, no, Bruno Manghi o Del Piano per spiegargli che sì, certo c'è la cassa integrazione, però dobbiamo trovare il modo per uscire, perché queste cose qua, come dire appunto, sono zamisdat, roba da clandestinità, che non dà dignità a quel tipo di relazione che noi vogliamo. Sul salario un solo cenno, io sono particolarmente d'accordo che è una questione, però come qui Benetti può ben spiegare, cioè, non è che possiamo tutte le volte ottenere 240, 350, 400 euro d'aumento e trovarci una retribuzione che viene falcidiata del 40% per una struttura fiscale che ormai chiede soltanto ai lavoratori dipendenti del ceto medio, perché qui anche, bisogna anche dirlo, del ceto medio e ai pensionati del ceto medio di pagare le tasse, tutti gli altri no. Quanto tempo regge questo Stato qua? Quante volte dovremo vedere che inevitabilmente ci sarà una rincorsa al welfare per poter sopperire alle esigenze, come dire, che giustamente i lavoratori hanno e le aziende andranno dietro? Ora, questa è una distorsione che andrà prima o poi affrontata. Se non c'è, se non c'è, una volta si sarebbe detto, il patto tra i produttori, tra poteri forti che rappresentano i lavoratori e poteri forti che rappresentano le imprese e il mondo industriale, non si va molto lontano. Lo stato della contrattazione viene affidato appunto alla creatività delle parti, che funziona benissimo, perché siamo in Italia e siamo tutti creativi. Bene. No, bello. Stavo scrivendo. Vabbè. Non ci sarà la terza riunione del giusto. Noi abbiamo finito qui. Se qualcuno vuole partire, prego, vieni. Certo, è che pensi di cavartela così. Nome, cognome, qualifica, paternità, maternità, anni, età, vai, va. Tanto adesso finiamo. Metalmeccanico. Sei metalmeccanico da tanto tempo. Se Cristina Cofaccio è sempre elettrica, no, tu sei metalmeccanico. Sì. No, allora, proprio partendo dai metalmeccanici, visto che poi che sia Morese che Gigi mi hanno un po' chiamato in causa, ma io ho letto in questi ultimi mesi e poi ho sentito le affermazioni sui contratti. Devo dire che ammiro da un lato le categorie, perché stanno ottenendo contratti e hanno presentato anche piattaforme notevoli da un punto di vista salariale. Se poi uno va un attimo a vedere i risultati dal punto di vista netto, succede quello che ricordava Gigi, e come dire, rimane un pochino deluso. Nel senso che poi, siccome noi siamo abituati, no? Se uno chiede a un lavoratore dipendente quanto guadagna, non si sentirà mai rispondere la retribuzione lorda, si sentirà sempre rispondere la retribuzione netta. Allora i sindacati, quando espongono i risultati contrattuali, dicono i risultati lordi. Il lavoratore, se va a vedere in busta paga, va a vedere l'aumento netto. E c'è una differenza enorme. Io ho scritto un piccolo articolo sul recente contratto dei bancari e il titolo era "Grande successo per lo Stato", perché il 50% dell'aumento contrattuale, specialmente dalla figura media in su, se lo prendeva lo Stato. E questo è un problema. Allora, io ricordo che quando facevo
collaboravo ai primi contratti dei meccanici nel ormai lontani anni 80, l'aliquota del 43% non interessava praticamente nessun lavoratore metalmeccanico, neanche i quadri. Oggi l'aliquota del 43% in alcuni settori del meccanico interessano la figura media. Questo significa appunto che gli aumenti contrattuali sono taglieggiati, perché l'unica parola che si può usare è quella. Tra l'altro, voi dite i prossimi aumenti contrattuali sono questi e il risultato è questo. Prossimo anno, quale sarà il risultato contrattuale netto dei lavoratori che stanno sotto i 35.000 euro? L'avranno la decontribuzione o non ce l'avranno? Perché questo per esempio è un problema, certo. No? Il 7% di decontribuzione ce l'hanno o no? Allora, diciamo che fino alle elezioni europee siamo sicuri che ce l'avranno. Il DEF sicuramente ci dirà che ce l'avranno. Dopo le elezioni europee siamo così sicuri? Perché dopo bisognerà vedere se nello spazio, diciamo, della legge di bilancio del prossimo anno ci sarà, perché e non è detto. Ci sono 10 miliardi e non è detto, no? Più ci sono gli altri 4 miliardi per l'eliminazione per l'unificazione delle due aliquote fiscali, quindi sono 14 miliardi che il governo dovrà trovare. Ecco, allora io trovo che mentre le categorie hanno fatto e stanno facendo uno sforzo notevole per i risultati per presentare le piattaforme, le confederazioni sindacali da un lato e Confindustria dall'altro non stanno facendo nulla da questo punto di vista e lasciano le categorie da sole ad affrontare il problema. Qual è tra l'altro uno dei risultati? Che ovviamente le categorie cercano di difendersi da un punto di vista fiscale. E le difese sono quelle sia di chiedere un po' anche con le confederazioni, per esempio la detassazione della tredicesima, della quattordicesima e così via. Oppure quello che sta avvenendo in tutti quanti questi anni è il welfare contrattuale. I fringe benefits, no? L'aumento da 300 a 1000 euro e così via, che sono tutti modi di sfuggire al fisco. No? Quindi anche invece dell'aumento, ma scusate, ricordatevi anche i buoni pasto. Io avevo una moglie, ho una moglie che faceva, che lavorava in amministrazione al Manifesto, e la lotta, perché anche al Manifesto preferivi i buoni pasto, i soldi subito, piuttosto che mettere in busta paga dove venivano colpiti dal fisco. Parlo di tanti anni fa. Durante quello smart working, ma questo è esatto. Cioè, ma il problema del fisco è questo. Allora, ma attenzione, che questa rincorsa al welfare aziendale, di cui capisco benissimo l'utilità, ai fondi sanitari e così via. Guardate che ci sta portando verso una sostituzione del welfare europeo tradizionale verso un sistema di welfare americano. Perché non possiamo pensare che un'espansione così forte di un welfare aziendale così continuo, che drena risorse allo Stato e che si accompagna tra l'altro accompagnata ad una decontribuzione e ad una espansione di misure di prestazioni universalistiche non sostenute da contribuzione, penso all'assegno unico ad esempio, non finanziato da nessuno,
Cioè, qui aumentiamo le prestazioni, diminuiamo la contribuzione, chi paga? Siccome non c'è lo Stato d'America che paga, e alla fine arriviamo ad una situazione in cui per forza corriamo il rischio che il nostro sistema di welfare europeo viene sostituito con un welfare di tipo americano. È un welfare aziendale. Certo. Poi chi ne sta fuori, ne sta fuori. Ma già oggi succede, eh? I lavoratori delle grandi aziende, delle medie aziende hanno la possibilità di avere welfare che sostituisce le prestazioni, ad esempio, sanitarie. Chi ne sta fuori, ne sta fuori. Certo. Allora, questo è un problema, ad esempio, che da 20 anni le confederazioni si rifiutano di affrontare, mentre credo che sia invece un problema allarmante che dovremmo prima o poi affrontare. Allora la proposta adesso sarebbe quella di, per riprendere il discorso, allargarlo alla politica fiscale e al ruolo di Confindustria. Non si può. Cioè, siamo qua però fino a meno alle 11:30, se siete d'accordo tutti. È un altro titolo. Il fisco che mi è capitato 7-8 mesi fa, una cosa incredibile, mai successa. Velocemente, faccio un accordo più internazionale, faccio un accordo con un'azienda di trasporti di merci pericolose, non dico il nome, io ero nazionale, c'è solo la CGL, faccio un accordo dove metto 50 euro per l'indennità, prendo il precedente, e 15 euro a notte, quindi prendo 14 notte, notti al mese, 15 euro di aumento rispetto alla trasferta. Io tutto contento, è una cosa bellissima, tutti d'accordo. Alla prima busta paga mi chiama il rappresentante sindacale e mi dice: guarda, abbiamo perso meno dell'altro mese. Può darsi che qualcuno, qualche aliquota, qualche cosa, aspettiamo un attimo e vediamo. E mesi dopo è la stessa cosa. Questo qui abbiamo buona reazione, abbiamo avuto l'azienda, abbiamo modificato l'accordo e l'unica cosa che ho potuto fare è delle 15 euro, ho fatto mettere un ticket da 8 euro, quindi serve tutto. Classica. Un'altra cosa, sto a rischio, perché questi per una trasferta il ticket è fuori legge. C'è carcere a me e all'azienda, qualcuno va a vedere, perché insomma ai lavoratori è un'illusione fiscale. Però questo per dirvi la situazione che mai capitata una cosa del genere, quindi al momento la gente dice no, ferma un attimo. Grazie, no. Scusa, una cosa solo. Scusate, l'imbecillità di cui non si riesce a venire a capo. Del limite dei 35.000 euro della decontribuzione, per cui capita che un lavoratore che sta a 34.900 euro di retribuzione deve stare attento a non fare, a non fare uno straordinario, a non fare una festività, perché se no una diminuzione in busta paga netta. È un anno e mezzo che non si riesce a cambiare questa norma, ad affrontare il problema. A me sembra veramente una cosa incredibile che né il sindacato né Confindustria sempre più valida l'iniziativa l'idea di arrivare fino alle 11:30 parlando di Confindustria, mi piacerebbe. Ma poi ci devi dare qualcosa da mangiare, prima di arrivare alle 11:30.